polpettine con due scatolette di tonno, due zucchine, una cipolla, un panino mollato nel latte, sottilette, grana, che verrà grattugiato ovviamente circa 3 cucchiai, un pizzico di sale, un pizzico di zenzero e di noce moscata e del pan grattato assieme a un uovo. Taglio la cipolla, in un pentolino metto un po' di olio extravergine d'oliva, faccio dorare la cipolla tagliata, affetto due zucchine e le taglio in più parti. Aggiungo alle cipolle le zucchine tagliate finemente, mescolo e lascio saltare un po' anche le zucchine assieme alla cipolla. Aggiungo un pizzico di sale, aggiungo lo zenzero e aggiungo la noce moscata. Mescolo e spengo. In una ciotola metto un uovo. Grattugio il grana, il pane strizzato, pane al latte strizzato, il tonno, il composto di zucchine e mescolo. Ho spezzettato le sottilette, faccio delle palline con il composto e le passo nel pan grattato, dopodiché le vado a friggere in un pochino di olio di mais. Faccio friggere per pochi minuti rigirandole solo due volte. Le passo nella carta assorbente e le polpettine sono pronte.